È un aiuto economico per rendere libere le donne vittime di violenza che non sono economicamente indipendenti. Ogni volta che cerchiamo di contrastare la violenza contro le donne, diciamo alle donne di denunciare. Molto spesso le donne denunciano e poi si trovano in una situazione ancora più pericolosa, cioè di continuare a convivere con il loro aguzzino proprio perché non sono economicamente indipendenti. Questa legge vuole dare un sussidio regionale che si aggiunge a quello nazionale per rendere le donne abruzzesi vittime di violenza davvero libere. All'interno di questa norma sono previsti anche dei percorsi diciamo di educazione all'affettività e alla non violenza da intraprendere con le scuole, quindi genitori, studenti, ragazzi, professori, per educare i giovani di oggi e gli adulti del futuro, posso dire, non soltanto contro la violenza sulle donne, ma contro la violenza in generale. Spero che possa essere un provvedimento condiviso, insomma è un'emergenza. Noi ogni giorno ascoltiamo notizie su una donna che è stata maltrattata, uccisa, per cui è oggettivamente un'emergenza. La dotazione finanziaria è di 100.000 euro per, diciamo così, inizialmente calibrare il provvedimento e vedere quello che realmente occorre. Per cui possiamo dire che davvero nella nostra regione con poco possiamo fare tanto e salvare anche soltanto una vita di una donna credo che valga la pena. I centri antiviolenza svolgono nella nostra regione un ruolo fondamentale, tanto è vero che io stessa in ogni occasione di approvazione di bilancio ho cercato di raddoppiare la capienza dei fondi con emendamenti che raddoppiassero appunto i fondi destinati ai centri antiviolenza. Spero che verranno anche in commissione per essere auditi e per farci approvare la migliore legge possibile, quella più efficace, quella che può aiutare un maggior numero di donne.